Salve care amiche e cari amici, oggi parliamo di un tema che mi interessa moltissimo, perché veramente ha generato molte controversie e continua a generare molte controversie tra tutte e tutti gli YouTubers. Quindi è un qualche cosa che interesserà a voi, così come interessa anche a me. E quindi tra 3, 2, 1. Ciak. Ciak. Le penalizzazioni in YouTube, gli strike. Come YouTube decida quali video non sono idonei, quali video debbono essere segnalati, per quali video darti delle penalizzazioni, io non l'ho mai capito. Io e forse ha contribuito in modo negativo all'evoluzione del mio canale. Nel 2017, a fine 2017, ho caricato un video che mi avevano mandato per email, perché io chiedo sempre alle mie spettatrici, ai miei spettatori, di mandarmi del materiale. E questa persona mi ha mandato un video nel quale si vedeva una rapina, credo nell'aeroporto internazionale di San Paolo, Brasil, o in Brasilia, dove dei rapinatori uccidevano a una persona che si era resistita al furto. E mi hanno censurato il video. Io ero indeciso se rimuoverlo o no. E mi hanno dato uno strike, che in pratica mi ha impedito di fare le live per non so se 3 settimane o 3 mesi. E poi vabbè, è venuto il fatto che il 20 febbraio 2018, l'anno successivo, il 20 febbraio, hanno introdotto le 4.000 ore di views all'anno per il canale, e quindi poi mi hanno tolto le monetizzazioni per colpa di quel limite delle 4.000 ore. Ma io mi chiedo, il video che ho caricato secondo loro conteneva delle scene violente. Vabbè, questa mattina accendo il computer e vedo fra i video consigliati da YouTube, consigliato per te da YouTube, c'era scritto le scene più mortali, e scritto anche nel titolo, più sanguinarie di Mortal Kombat. Allora vado a vedere il video. Io mi ricordo del gioco Mortal Kombat perché ci giocavo negli anni 90 nell'arcade. Ma questo era proprio di una brutalità, cioè era Mortal Kombat numero 11. Perché di anno in anno ne fanno uno, quindi sono arrivati al Mortal Kombat 11. Oh, personaggi nuovi, tecniche nuove di finalizzare l'avversario, strappandogli il cervello, i polmoni, cose pazzesche, spappolamenti, squartamenti, sbudellamenti, trippe per terra, una cosa incredibile. E ci sono, c'è questo canale, c'ha più di 2500 video di tutte le fatality di Mortal Kombat, ma una più spaventosa dell'altra. E io dico, a questo canale non gli mandano delle segnalazioni per contenuto che può essere violento e nulla del genere? No, perché hanno segnalato il mio video che quasi non si vedeva niente perché era in bassissima risoluzione. Punto 1. Punto 2, che oltretutto ho visto altri video molto più violenti del mio. E come loro possono determinare che il mio video era stato violento? E i video che io vedo di massacri, di altre cose, passano inosservati. E proprio anche le anteprime dei film che loro fanno vedere
Sono violente, ci sono delle scene sanguinarie. Non lo so, forse perché il video che avevo caricato io era di un episodio della vita reale, mentre invece i film sono finzione. Però voglio dire, se molti film sembrano più realistici della realtà, allora in base a che un video per loro è offensivo e un altro video invece può passare? In base a che quelli di YouTube lo decidono? E io non lo so. Anche dalle cose che si dicono nel video, perché a volte segnalano un video e altri video non li segnalano. Io questo non lo capisco. Quindi, qua, fra i limoni, magari in un futuro mi filmerò tra i pomodori, vi chiedo a tutte e tutti voi, cosa ne pensate delle segnalazioni a YouTube? Cosa ne pensate degli strike ai video e al canale? Sulla base di che si fanno? Sono realmente obiettive, oggettive, oppure non c'è nulla, nulla di serio in tutto questo? Come ti possono dare uno, due, tre strike al canale per delle cose che hai caricato e che anche altri caricano e che magari se è una grande compagnia cinematografica può caricare senza nessun problema e uno invece ha dei problemi? Come si spiega questo fatto? Come si spiega che caricano scene di videogiochi violentissime dove strappano le budella, tagliano i corpi, mangiano i cervelli, strappano gli occhi, smembrano? Basta vedere, cercate Mortal Kombat 11, sono arrivati al limite. Io ho tolto tutte quelle fatality perché a un certo punto non ce l'ho fatta più. Non è più il Mortal Kombat di una volta, sono diventati, è più per vedere le mattanze. Allora aspetto sotto questo video i commentari e non vi scordate di commentare anche nella community del mio canale. Scrivete nella mia community e sotto questo video cosa ne pensate. Arrivederci dal vostro Santen Chan.